Buongiorno Raya, oggi è giovedì 9 febbraio e finalmente vedrò per la prima volta la mia moto, dato che ieri è arrivata in concessionario. Voi avrete già visto il video che ho fatto. Oggi mi vado a ritirare innanzitutto il casco perché voglio prenderlo qualche giorno in anticipo per darmi tempo, insomma, di preparare il setup della GoPro e tutti sti cazzi, sostanzialmente. Considerando che dopo mi tocca andare pure a scuola, il resto delle clip le girerò col telefonino. Io devo solo incrociare le dita che si sente e si veda bene e sperare per il meglio. Comunque, pure oggi, se entra in ritardo, vabbè, ma sti cazzi, tanto oggi ho robe più importanti da fare. Comunque, io l'ho appena vista, sta in vetrina, che è proprio bella, bella. Il casco l'ho preso. Allora, sono arrivato a casa e come vedete davanti a me c'è sta un po' di roba, perché qua sta il casco e qua sta tutto il corrente per attaccarci la GoPro. Mettiamo un attimo da parte questa roba e apriamo lui. L'apriamo così. Questo è il mio nuovo casco, ragazzi, tutto bianco. Devo fare questa cosa, ma la cosa figa è questa. Quindi richiamerai in causa tutti gli altri aggeggetti che avevo. Gli altri aggeggetti che avevo preso prima. A parte la GoPro che la metteremo dopo. Adesso dobbiamo cercare un attimo gli attacchi. E soprattutto, raga, la cosa più difficile sarà trovare un posto in cui far passare i cavi del microfono. Questo è come dovrebbe uscire. Adesso stacco la piastrina che devo attaccare sul casco. E devo attaccarla dritta, raga, perché se la metto storta, poi mi vengono le inquadrature storte e sono orribili. Sostanzialmente il problema è questo, guardate. Ah, il casco è così, no? Se io ci metto la piastrina, rimane un poco di spazio sotto tra il casco e la piastrina. Non so se riesco a farvelo vedere, vedete quello spiraglio di luce là? Non ci deve sta. E ho pensato di risolverlo così il problema. Ho preso un altro strisciato adesivo delle forbici e ora ritaglio striscioline e le incollo dove vedo che c'è spazio, quindi qua e un pochino ai lati. Raga, questo è il risultato. In teoria non si vede più quella brutta luce dietro. Adesso procediamo. Con la GoPro attaccata e sembra anche bello solido. Boh, non la vorrei gufare perché che cazzo, però beh, sì, dai, io la GoPro pesa molto meno del casco. Ragazzi, adesso vi metto una ripresa di come si dovrebbe vedere, insomma, dal casco. Questo è quello che dovrei vedere io. Anzi, meglio, quello che dovrete vedere voi, dovreste vedere voi, si dice così, no? Nei miei futuri video. Allora, raga, la GoPro è stata montata. Adesso azzardo di dire che viene da parte più complicata del montare la GoPro, perché dobbiamo far passare il microfono all'interno del casco. Quindi devo trovare il modo di staccare tutta l'imbottitura, farglielo passare, poi rimetterci l'imbottitura e sperare che si agganci correttamente la GoPro. Quindi io direi che è giunto il momento di darsi da fare. Quindi adesso che abbiamo il casco praticamente aperto, dobbiamo infilare qua il microfono. Solo che serve un modo per fissarlo, quindi ci verrà in nostro soccorso un po' di nastro isolante. Quindi raga, l'ho attaccato qua. Adesso ripiego tutto il cavo qui, intorno a sto coso, e lo farò spuntare da davanti, da sotto questa retina. Raga, ed ecco a voi. Che cazzo faccio a far vedere? Cioè, raga, neanche si nota il microfono. Quindi, raga, io mi sono abbastanza soddisfatto del lavoretto che ho fatto. Adesso monto GoPro, microfono, tutto quanto e facciamo una bella prova. Metto il casco e vediamo se si sente tutto come si deve.
Comunque sto ancora aggiustando un pochino il tiro con tutte le varie riprese, ma questo dovrebbe essere più o meno il risultato finale. Adesso mi vado a fare una passeggiata e vi faccio vedere. Allora raga, sembra un pirla, scende le scale col casco in testa, però mi serve per fare la prova. Vediamo di non farsi via per scemi e andiamo dietro casa, così non ci vede nessuno. Questa è la soluzione più adatta. Lasciate stare il macello che c'è sta mamma, comunque questo dovrebbe essere più o meno il risultato finale. Ragazzi, il video finisce qui. Mamma, pareri sul capolavoro che ho fatto? Cioè, sei stato bravissimo, l'ingegnere nato. Se faccio così... o so più bello. Quindi raga, il video finisce qui. E che cosa devono fare? Iscriversi al canale, attivare la campanella delle notifiche, sì. Commentare e lasciare un like. Aspetta, dillo con più verve. Vabbè, ma io devo un attimo fare mente locale nella mia testa. Locale. Ripetilo con più... No, la verve la metti tu, vai. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Non dimenticatevi di commentare questo video. Lasciate un pollice in su. Se arriviamo a 200 pollici in su, rimorchio mamma in moto. Però stai uscita dall'inquadratura, che cazzo? E me ne stavo andando apposta io, piano piano. piano se ne fidava perché non vuole fare questo video. Ma noi prima o poi ce la porteremo. E prima arrivate a 200 like e prima ce la portiamo. Ciao!